Quindi il maestro nel giornalismo di Torino l'approfondimento e per i podcast la mancanza di grate. Per la sicurezza della piscina. Le indagini in corso sono concentrate su questo dopo la morte del ragazzo 8 anni nella Spa di Creton. Nella provincia Roma, dove si è svolta la tragedia il 17 agosto. Il bambino è stato risucchiato nel tubo di scarico della piscina dove non c'erano griglie di sicurezza. Uno dei bagnini in servizio hanno spiegato che sarebbe stata una scelta somministrazione della Spa. Per accelerare lo svuotamento piscina e non pagare lo straordinario. Le parole del bagnino ci hanno detto di sbrigarsi perché non volevano pagare straordinari. Queste sono le parole di uno dei bagnini dei bagni di Creton che era in servizio il 17 agosto. Il bagnino è tra i 4 sospetti nel procedimento penale aperto dalla Procura di Tivoli per colposo. Fonte fotografica ANSA Carabinieri e Pompieri alla Sabine di Cretone dopo la morte del ragazzo di 8 anni in piscina. La piscina doveva essere vuota di 8. Avrebbe spiegato agli investigatori il bagnino che, come riportato La Repubblica, avrebbe aggiunto: per questo motivo non c'era grata. Così abbiamo già finito. Profitto prima della sicurezza fu il giovane bagnino che parlava con gli investigatori. Ricostruire i fatti identificando le probabili cause della morte di Stefan, il ragazzo russo di 8 anni. Ciò che emerge sarebbe un quadro in cui l'assenza della griglia di sicurezza non era stata una svista, né un evento sporadico. Non ho mai visto quella griglia, avrebbe aggiunto il bagnino della Spa di Creton. Il ragazzo ha spiegato l'indicazione che proveniva da coloro gestiscono la struttura era di affrettarci, perché se avessimo finito dopo 8 avremmo dovuto pagarci lo straordinario. Ragioni economiche, quindi, che avrebbero portato al sacrificio della sicurezza in nome del profitto. Un modus operandi che sarebbe stato confermato, secondo La Repubblica, anche da altri dipendenti della struttura non coinvolti nelle indagini. Cosa è successo in piscina nella sua storia? Il bagnino ha anche ritirato la corda con cui l'area della piscina è stata isolata per la fase di svuotamento. Sono stato chiamato ad attivare il sistema di svuotamento e non ho visto che è successo, ha aggiunto il giovane bagnino delle terme di Creton. Quello che è successo è ora chiaro. Mentre la piscina è stata svuotata, Stefan era in acqua che era bloccata nel tubo di drenaggio di 40 cm e senza una griglia protettiva. L'autopsia ha confermato che il ragazzo di 8 anni è per annegare.